amici, prima di tutto devo ringraziare Davide che mi ha venduto il suo Ninebot che ha importato dalla Cina. Cos'è Ninebot? Avete presente Xiaomi? Sì, chi non ha presente Xiaomi? Si è comprata Sigue, praticamente l'antesignana delle bighe, e hanno fatto questa società. Questo è il loro primo prodotto, il Ninebot Mini. È praticamente una pedana stabilizzata grazie a giroscopi con due ruote gonfiate ad aria, quindi anche abbastanza confortevoli, una batteria che riesce a percorrere 20 km, velocità massima 16 km all'ora, molto carine le luci che ci sono davanti e dietro. Qua l'indicatore dello stato di carica della batteria e del Bluetooth, eh sì, perché questa è la novità di questo Ninebot. Si può comandare e controllare nei suoi parametri, anche un po' configurare dallo smartphone. C'è l'applicazione per Android e per iOS. Vedete anche questo lucchetto perché si può bloccare e si può utilizzare una sorta di antifurto. Noi clicchiamo qua, lui si blocca e nel caso qualcuno cerchi di prenderlo, vedete, vibra e suona, e mi vibra e mi suona anche il telefono. E qua abbiamo questo cruscotto, questo pannello di controllo, dove possiamo vedere le statistiche, l'ultima volta che l'abbiamo usato per quanto tempo, quanti chilometri ci abbiamo fatto, la temperatura interna, la velocità media. La cosa bella è che quando lo utilizziamo sul display compare, vedete, la velocità, velocità massima, dicevo, 16 km all'ora, si può limitare la velocità, io per esempio qua ho settato un 10 km all'ora, si può anche togliere la limitazione. Cosa fighissima, che fa sempre effetto wow sugli amici, si può comandare via Bluetooth, vedete? Io lo posso fare andare avanti, indietro, a destra e a sinistra, semplicemente dalla applicazione. Oltre a questo c'è la possibilità di una community, vedete, dove possiamo scambiarci messaggi con altri utenti iscritti, oppure fare una sorta di gara per vedere chi fa più chilometri con il Ninebot. Ma la cosa più interessante, torniamo indietro, è qua, ovvero tutta la personalizzazione. Possiamo settare i dettagli della velocità, quindi mettere una velocità massima, cambiare le luci, vedete abbiamo qua uno spettro, le luci dove sono e quali sono, sono queste qua dietro, ve lo faccio vedere subito, giriamo il Ninebot, un po' pesante perché pesa sui 12 kg e vedete qua le luci, in questo caso sono blu, ma possiamo decidere di farsi illuminare in qualsiasi colore, tra l'altro indicano l'avanti, indietro, la frenata e anche la possibilità di comandarlo a destra e a sinistra, possibilità di comandarlo che avviene tramite questo timone, quindi lui sente lo spostamento del peso in avanti, indietro per andare avanti e indietro, e poi il timone per girarsi a destra e a sinistra. Si possono settare i sensori per avere più sensibilità, qua vedete altri piccoli settaggi, compresa la password per sbloccarlo. In più ci sono le informazioni di base, le informazioni sulla batteria, ci sono le informazioni su quanti chilometri abbiamo fatto e, comodissimo, un tutorial. Perché la prima volta che userete questo Ninebot non sarà semplicissimo, ma lui dice in 3 minuti, io dico anche in 2, riuscirete tranquillamente ad utilizzarlo. Ma funziona? È funzionale? È intelligente? È smart? Andiamo a vedere su strada. Bene amici, eccoci qua alla prova numero 1, manovra in spazi stretti. Siamo già sul Ninebot, vedete, siamo saliti, devo entrare nel mio ascensore buissimo e anche strettissimo col Ninebot, vediamo se ce la facciamo. Destra, lentamente, si comanda molto bene, molto molto preciso nei piccoli spostamenti e comodissimo il timone per le ginocchia, però attenzione, qua c'è un piccolo gradino e allora andiamo un po' più avanti, giriamo a sinistra, stiamo girando su noi stessi, ok, ci siamo, vediamo se non mi ammazzo su questo gradinetto, ci buttiamo in avanti, ha superato benissimo, sono tornato dietro, ce l'ho fatta! Grande, adesso che sono dentro vi faccio vedere come in un ascensore veramente minuscolo, microscopico, guardate com'è piccolo, mi riesco a girare, guardate, praticamente lui gira su se stesso. Prova gradino e prova ascensore, superata! Quando ho preso questo Ninebot mi sono chiesto, ma si riusciranno ad aprire le porte? Perché comunque capita spesso, soprattutto quando ci si muove in ambienti stretti, di dover aprire le prove. E allora prova difficilissima, perché noi non solo apriremo una porta chiusa a chiave, ma su un tappetino di cocco che notoriamente fa girare malissimo le ruote. Siamo riusciti ad arrivare al pulsante, abbiamo aperto la porta, ci giriamo tranquillamente, vediamo un po' se riusciamo ad aprirla. Riusciamo ad aprirla? Riusciamo anche ad aprirla. Andiamo un pochino avanti, ci siamo incastrati, un pochino indietro, ok. Tac, ragazzi, si comanda benissimo, veramente molto molto preciso. Ma qua c'è anche un gradino, ce la faremo a passare? Vediamo. Vai,
direi prova assolutamente superata. Prova numero 3, terreno accidentato. Io odio un po' gli architetti, diciamocelo, perché sono un po' fighetti, quindi non pensano proprio sempre alle esigenze delle persone. Sorrisino. Noi siamo in Corso Como, Milano. Parte in Porfido, perfetto, liscio. Parte in San Pietrini, li chiamate a Roma? Sì, penso che voi li chiamate San Pietrini. Proviamo anche a entrare nell'acqua perché lui è assolutamente impermeabile, direi nessun problema all'acqua. Allora, io sto ballando come un disperato qua sul Ninebot, però l'equilibrio devo dire che si riesce a mantenere molto molto facilmente. Le ruote sono gonfiate ad aria, quindi nessun problema, si possono anche sgonfiare leggermente o gonfiare leggermente se vogliamo un Ninebot che funzioni meglio su terreni accidentati oppure su terreni lisci. Insomma, anche da questo punto di vista nessun grosso problema. Sì, però si stanno pietrendo le scatole. Test numero 4, la giungla urbana. Andiamo a vedere le barriere architettoniche, ragazzi. Mai come in questi giorni che sto provando questo coso mi sono reso conto delle difficoltà dei disabili. Allora andiamo a vedere come le supera queste barriere architettoniche. Nessun problema se vedete ci sono le rampe. Lui le sale tranquillamente. Anche se ci sono dislivelli fino a 2-3 cm, zero problemi. Vedete, tranquillamente siamo riusciti a superarla. Adesso vediamo se sale. Allora qua rampa per andare alla fantastica piazza Gaiolenti, salita veramente senza difficoltà, e la discesa è la discesa panico, vediamo un po' dietro, soprattutto perché è discesa con tanta gente. In realtà basta buttarsi un po' dietro e lui frena anche tanto. No ragazzi, salita e discesa e giungla urbana, prova superata. Ma la giungla urbana è composta anche da altre barriere architettoniche, tipo le scale, queste. E allora qua cosa si fa? E beh ragazzi, c'è poco da fare, si scende e si va a piedi. Mamma, è pesante, 12 kg. È pesante. Abbasso le barriere architettoniche, prova non superata. E adesso andiamo a vedere come si guida un po' in un ambito urbano e soprattutto la faccia della gente. Questa è la mia faccia, da pirla come al solito. Ma guardiamo la faccia della gente che ci guarda, che ci incontra, che ci incrocia. Oh, andiamo dove c'è tanta gente. Sguardo perplesso. Fa finta di niente. Sono tutti di spalle, non si accorgono di me perché non suona questo affare e dovrebbe farlo. Andiamo, aiuto, devo frenare, ce l'ho fatta. Mi ignorano tutti, mi sento un po' ignorato. Ragazzi, sono sensibile a queste cose. Ho sentito un aiuto. Proviamo ad andare fortissimo. Dovrei provare a entrare in un negozio. Poi, tenuta sul bagnato? Grande tenuta sul bagnato. Potrei provare anche la tenuta sul ghiaccio. Stanno smontando la pista da ghiaccio. No vabbè ragazzi, lì vabbè che c'ho il casco in testa, ma la eviterei. Allora proviamo a entrare. A chi facciamo pubblicità? Nike, Grom, Muji. Allora entriamo nel negozio più affollato e anche più semplice e più accessibile. Mi sa che dovremmo chiedere dei permessi per entrare qua. Ce la facciamo? Ah, ce l'ho fatta! Ho anche le corsie. Possiamo fare un video dentro? Se no esco. Un video? Sì. Infatti solo foto e non video. Solo foto e non video? Usciamo subito. Riprendo solo me, così non riprendo il negozio. Comunque mi stanno guardando abbastanza come uno stupido, eh? E mi sento anche un pochino stupido, diciamoci la verità. Bisogna superarla questa cosa. Ragazzi, a voi sembra uno stupido? Sì, dite di sì. Vabbè, ma anche noi siamo stupidi. Ok, 1-1. Ok, ce l'ho fatta, siamo usciti dal negozio. Ragazzi, il video più... farà il botto su YouTube. Perché dovete sapere che i video su YouTube più stupidi sono, più fanno numeri. Quindi io che faccio tanti numeri, vabbè, fate 1+1. Allora, usabilità su una piazza aperta alla grandissima. Alla grandissima, stanno proprio... veramente veramente la grande, nessun problema. Vabbè, direi che prova di maneggevolezza e di guidabilità in spazi ampi
ampiamente superata. Prova facci della gente, beh ragazzi, qua sta a voi. Se avete un po' di timore, se siete un po' timidi, se siete un po' di quelli non lo faccio perché poi cosa pensano di me, cosa dicono, cos'è, non compratelo. Se avete la faccia da culo come me, comprate. I vigili, attenzione, 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 andiamo a vedere se mi dicono qualcosa i vigili urbani, perché magari non si può neanche utilizzare questa cosa in ambito urbano. Vediamo un po' cosa dicono, attenzione, 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 attenzione. Bene, grazie. Kylie. Non mi hanno detto niente, erano troppo impegnati con la scolaresca. Prova superata. E adesso la prova di velocità. Ho un po' paura, al limite di 50 km orari, lui dovrebbe fermarsi a 16. Guardo se dietro non c'è nessuno e via. Applicazione per controllare la velocità. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Piccola discesina, abbiamo preso l'abbrivio. Uè, l'abbiamo superata. E quando si supera la velocità massima, cosa succede? Bip, 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 bip. Ci avvisa. Comunque questi sono 16 km orari. 16,6, 16,7, 15, una velocità direi assolutamente adeguata, perché comunque cadere a 16 km orari non è poco, soprattutto sull'asfalto. Abbiamo visto com'è possibile personalizzare queste luci del Ninebot, ma fanno luce le luci? Beh, devo dire che i due leddini davanti sì, fanno abbastanza luce, vedete, in ambiente semibuio come può essere questo box, illuminano a circa 5 metri di distanza, spazio utile per vedere se ci sono dei buchi, delle griglie o degli ostacoli, mentre dietro, guardate, se giriamo a destra si accende una sorta di freccia a destra, a sinistra, quando avanziamo luci blu e quando freniamo luci rosse. Un po' tamarro, però figo e utile. Bene amici, ed eccoci allora alle conclusioni dopo tutti questi test. L'avete visto, se l'è cavata bene questo Ninebot di Xiaomi? Beh, una figata pazzesca. È un giocattolo un po' per adulti, un po' per ragazzi, un po' per chi vuole fare l'alternativo. Sinceramente preferisco una bicicletta pedalata assistita, la trovo più utile a 360 gradi e magari anche fare due passi a volte non fa male, però rimane figo.